Nuova puntata di Vegan Fest Live. Questa settimana conosciamo gli insaccati e i formaggi vegetali che hanno conquistato tutti i visitatori del Vegan Fest. Entriamo nello stand di Vegan Delicious. Bene, le nostre novità che abbiamo presentato quest'anno sono andate molto bene, ha avuto un riscontro maggiore del previsto. Il nostro nuovo insaccato, che è un cotto, cotto e mangiato a base di patate e lenticchie, con una farcitura rosmarina e salvia, molto buono, almeno così ci hanno detto, e il nostro nuovo formaggio, la nostra nuova gamma di formaggi, è un formaggio ancora che non si era visto nel mondo vegan, perché è un simil gorgonzolo, un erborinato fatto stagionare con le nostre muffe nobili autoctone della nostra cella di stagionatura, e ha riscontrato veramente tanto successo, presto sarà in gamma. Qui siamo di fronte a un prodotto eccezionale che è stato riconosciuto proprio dal mercato come tale, e quindi riusciamo ad avere una soddisfazione immensa, perché proprio ci riconoscono appunto la qualità e il gusto, soprattutto il gusto di questi prodotti che sono completamente vegetali. Qual è il prodotto più richiesto? Il prodotto più richiesto è sicuramente lo stagionato, che come caratteristica ha quella di presentare un gusto veramente peculiare, che è conferito al prodotto proprio dalla stagionatura. Oltre 2 mesi di fermo del prodotto, che ha un gusto esplosivo in bocca, ed è nient'altro che una forma diversa di conservazione delle verdure, quindi abbiamo gli ortaggi dell'orto conservati tutto l'anno e disponibili immediatamente al taglio sul pane o sulla focaccia. Qual è la gamma dei prodotti, quindi, oltre a questi nuovi che hai lanciato quest'anno? Allora, appunto, la gamma dei prodotti adesso è più ricca rispetto all'anno scorso, perché abbiamo 5 tipologie di stagionati, poi si aggiungono a questi classici appunto i 2 cotti, quello base con un gusto meno spiccato ma favoloso per preparazioni tipo carbonare, carpacci, per essere condito, e quello al rosmarino tipo più stile arrosto, che appunto ricorda un po' questi gusti. In più ci sono i 2 nuovi formaggi, uno molto erborinato, molto muffito, tipo Roquefort, formaggio di fossa, l'altro un po' più simile al pecorino, oltre alla nostra Fior di Vegan, che è la nostra mozzarella che si squaglia sulla pizza nei ripieni, e la versione affumicata, appunto anch'essa con questa caratteristica di squagliabilità. Non sei solo un commerciale, ma sei anche vegano convinto. Assolutamente, assolutamente. Questo mi dà la carica per affrontare il mercato, che è sempre più aperto a questa posizione, e non è una posizione di chiusura, ma è una posizione proprio di apertura verso il gusto, perché qui stiamo parlando di gusto senza compromettere nessuna vita. I nostri commerciali stanno lavorando molto bene nei nostri canali, che sono quelli per ora della ristorazione. Nell'ambito dei nostri prodotti li trovate nelle gastronomie, nelle ristorazioni, negli hotel, nei catering, e siamo molto contenti, stiamo crescendo e speriamo di crescere ancora di più nel prossimo anno. Vegan Delicious sarà presente anche al Lucca Vegan Fest 14 e 15 aprile 2018. La nuova puntata di Vegan Fest Live torna la prossima settimana. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci attraverso il canale veganok.tv. Grazie per averci seguito.